Buongiorno ragazzi, per chi volesse sostenere il canale, ricordo che lo può fare gratis con un semplice clic. Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina se vi fa piacere, altrimenti non siete costretti a farlo. La live di venerdì, andiamo subito al sodo. Allora, io non voglio prendermi meriti che non ho, perché l'idea di questa live non parte da me. Io sono stato contattato e va reso merito a chi ha avuto questa idea di fare questa live. Poi uno può avere idee diverse da un altro, sia a livello calcistico che a livello di proprietà, ma davanti ad un attacco del genere, nel mio piccolo, io con molto piacere darò il contributo per difendere l'Inter. L'Inter, io sto parlando dell'Inter, non della proprietà. Io sto parlando della mia squadra del cuore. Lascia perdere la proprietà, io parlo dell'Inter. Io sono un tifoso dell'Inter. Quindi non è merito mio, mi è stato chiesto e io ho accettato subito perché secondo me è un'iniziativa con i fiocchi. Anzi, guarda, faccio i complimenti a chi ha avuto questa iniziativa. Quindi venerdì sarà una live rumorosa, ve lo dico subito. Quindi condividete il link della live sui vostri gruppi WhatsApp, Telegram, sui vostri social, con i vostri amici interisti, anche juventini, milanisti. La devono sentire tutti questa live, perché ora ci hanno rotto i coglioni. Te lo dico proprio in francese. Ed occhio alla trappola Juventus. Occhio, perché loro stanno giocando anche a livello psicologico. Come diceva anche il mio amico Lorenzo di Passione Inter, che saluto. Ciao Lore di Passione Inter, sei un grande. È stato anche sul canale Lorenzo di Passione Inter qualche mese fa, no, l'anno scorso, diciamo, ma infatti a breve rifaremo una live anche con Lorenzo di Passione Inter. E a livello psicologico loro stanno giocando tanto, stanno rigirando la frittata. Vedi le dichiarazioni di Acerbi dove dice: oh, siete voi che dovete vincere il campionato, siete voi che avete speso 200 milioni. Quello ti sta a dimostrare che mentalmente questa cosa sta diventando pesante anche per i giocatori. Non serve una laurea per capirlo, non serve essere uno psichiatra per capirlo che sta dando noia anche ai calciatori questa roba qui, questo attacco mediatico. Le risposte di Marotta, secondo me, lui parla di conigli e di lepri da quando era alla Juve. È la stessa risposta che dava quando era alla Juve. Noi siamo i calciatori, dobbiamo inseguire la lepre. Secondo me, Marotta, se mi posso permettere, oltre la lepre, potevi dire qualcos'altro, ma liberissimo di fare cosa vuoi. In questi giorni si sta parlando della squadra, degli anzianotti che stanno durando un po' fatica. Acerbi è vero, a livello fisico è stanco, si vede. Io lo dico da un mese, guarda che Acerbi è stanco. Darmian gioca solo di posizionamento, non si spinge più in avanti, ma è normale ragazzi, l'età la va avanti. Non sono dei cyborg i giocatori di calcio. Però il cambio tattico di Inzaghi, io sono il primo ad aver sempre detto, per come vedo il calcio io, e stai calmo. Non ti sto dicendo che ho la verità in tasca, perché non sono uno youtuber, ma sono un tifoso dell'Inter come te, e B, perché la verità in tasca nel calcio non ce l'ha nessuno. Però io ti dico, sono stato il primo a dire che per come vedo il calcio io, un allenatore che allena l'Inter deve avere almeno un'opzione B a livello tattico. Il 3-5-2 di Inzaghi è un 3-5-2 diverso da quasi tutti gli altri allenatori che lo praticano perché è un 3-5-2 a riempimento spazi. Poi magari su questo più là faremo una live pomeridiana, appena un po' di tempo, spiegando un po' il 3-5-2 di Inzaghi, perché è diverso dagli altri allenatori. Però è anche vero che te puoi fare tutti i cambi tattici che ti pare, ma l'Inter ha un solo marcatore. Ha un solo marcatore bravo sull'uomo, che è Acerbi. Per assurdo, il secondo marcatore più bravo dopo Acerbi è Pavard. Perché De Vrij sull'uomo, De Vrij è un grandissimo giocatore come posizionamento, come uscita palla, no? Però se ci fai caso, De Vrij fa sempre interventi di fioretto, se, entra sempre Bellino, non è, capito, il difensore centrale ti smutanda, a noi serve quello. E dopo Acerbi l'unico marcatore che ha in rosa è Pavard. Te mi dici, Inzaghi deve cambiare qualcosa a livello tattico, a livello tattico. Certo che lo può fare, ma ricordati anche che noi, oltre ad avere un solo centrale, che è Acerbi, oltre a Pavard che potrebbe sostituirlo, abbiamo anche solo due attaccanti. Quindi sì, puoi cambiare
tattica, ma fino a un certo punto, perché la rosa è quella, penso che ormai lo abbiamo capito tutti. Per quello, secondo me, questi ragazzi vanno veramente non incitati di più, perché stanno dando il massimo, e io questo lo dico da mesi, stanno dando tutto questi ragazzi. Mkhitaryan bisogna sostituirlo, siamo sempre lì nel gioco di Inzaghi. Mkhitaryan è fondamentale, perché ti faccio un esempio: è il più simile a Brozovic. Perché è più simile a Brozovic? Perché dal punto di vista fisico si sa dosare, non lo vedi mai scoppiare, cioè nell'ultima partita ha fatto l'assist, poi è scomparso, no? Però raramente lo vedi scomparire dal campo. Lui si sa dosare e arriva sempre al 90esimo a 35 anni dando il suo contributo, quindi è un giocatore, capito, è una bilancia perfetta Mkhitaryan al centrocampo, e a livello tattico, a livello difensivo, a livello di assist è un giocatore completo. Inzaghi non rinuncia a lui, ragazzi, è l'unico che abbina doti tecniche a doti tattiche, oltre ad un buon posizionamento nella fase difensiva. Per quello non rinuncia Inzaghi a Mkhitaryan. Lo so che oltre Mkhitaryan c'è vita, ci mancherebbe. In queste ore gira la voce allora, Jalò lo sapete, io parlavo di Jalò da 7-8 mesi, da 7-8 mesi, è un calciatore che a me piace, rimango della mia idea e non ho problemi a dirvelo. Per me l'Inter fa una grande cazzata, giusto, non ci sono 3 milioni, non me ne frega nulla. L'Inter a dare Jalò alla Juve fa una grande cazzata, un Bremer bis, attenzione a quello che ti dico, speriamo di no, io spero di sbagliarmi, potrebbe essere peggio di Bremer, perché Bremer ti costava 40, questo lo prendevi con 3 milioni. Ma c'è Bissek, non c'entra nulla Bissek con Jalò. Bissek con Jalò non c'entra nulla, sono due giocatori totalmente diversi, perché Jalò è un centrale difensivo che all'occorrenza può essere spostato anche sulla sinistra, ma è un giocatore totalmente diverso da Bissek. Basta con questa stronzata, è scoppiato Bissek, anche perché Bissek è stato rimesso in panchina appena è rientrato Pavard, quindi è scoppiato fino a un certo punto, altrimenti giocherebbe titolare se avesse avuto tutto questo esploit. Poi è normale, il ragazzo serve tempo, è giovane, sta migliorando, ha dimostrato personalità, una falcata importante, doti tecniche importanti ha dimostrato Bissek. Il Cholito Simeone è un giocatore che io a Firenze ho visto giocare dal vivo. Il primo anno a Firenze, il Cholito Simeone, me lo sono segnato, ha fatto 15 gol e 6 assist. C'erano offerte dell'Atletico Madrid, la Fiorentina rifiutò un'offerta di 30-35 milioni dell'Atletico Madrid, e c'erano anche altri club di Premier che lo volevano. La Fiorentina gli rinnovò il contratto e poi dopo si è un po' perso questo ragazzo. Ma il Cholito Simeone è un giocatore che ha un dislivello importante, perché lui il suo meglio lo dà sempre nella prima parte di stagione. Un po' come era Piontek, te lo ricordi Piontek che partiva a bomba poi scompariva? Ma Piontek è scomparso anche quando ha fatto il salto nella grande squadra. Simeone a Napoli ha fatto poco, nonostante ci sia stato il cambio di allenatore, nonostante tutto il bordello che hanno avuto, Osimhen che si è fatto male, Simeone non è riuscito mai a trovarsi spazio. È un giocatore, secondo me, bravo tecnicamente, ma che sfrutta in pieno la prima parte della stagione, perché lui sfrutta il mismatch fisico con i difensori. Lui nella prima parte della stagione, il Cholito è un attaccante che trasforma subito, nella prima parte della stagione, perché fa sempre bene la prima parte? Perché trova i difensori appesantiti, lui entra in forma subito e ti arriva, se lo gioca titolare, io parlo dell'anno di Firenze, ti arrivò a novembre, aveva fatto 8-9 gol. Nella seconda parte poi scompare, quindi sarebbe meglio puntare su un giocatore che ti fa per esempio 9 gol all'andata e 6 al ritorno, non uno che me ne fa 13 all'andata ed uno al ritorno. Poi te mi dirai, meglio di nulla, sono sempre 15 gol, per l'amor di Dio, su quello non ho nulla da dire. Però ecco, per come la vedo io, sì, 15 gol, per come la vedo io, Taremi è un giocatore assurdo, scandaloso, non mi piace per nulla. Quest'anno sta facendo ridere, ha fatto due stagioni buone al Porto, io se devo prendere Taremi rimango così, te lo dico subito. Taremi costerebbe un botto di soldi ed è un giocatore scarso, ma scarso per l'Inter, non è che lui è scarso perché sa giocare a calcio, ma l'investimento di Taremi è assurdo, va lasciato lì. Ci sono due giocatori, concludo il video ragazzi, ci sono due giocatori che ti sposterebbero da subito, lasciamo perdere Icardi, che Icardi non va nemmeno contato, non tornerà mai all'Inter secondo me. Uno è Sanabria e l'altro è Gudmundsson del Genoa, uno di questi due a noi ci farebbe fare il salto di qualità.
Lo so che sono imprendibili. Sanabria o Gudmundsson? Conoscono il campionato di Serie A, sarebbero già pronti, potrebbero entrare subito a sostituire uno dei due davanti, però sono imprendibili perché per prendere questi due giocatori servono i soldi. Vedi, non ti ho detto Neymar o Mbappé, ti ho detto Sanabria e Gudmundsson. Uno di questi due sposterebbe gli equilibri in attacco di tanto, fidati. Ci becchiamo più tardi. Ciao, Inter.